Buongiorno e buon sabato da piazza Municipio. È il settantacinquesimo anniversario della liberazione d'Italia. La pandemia Covid-19 impedisce alle amministrazioni pubbliche di festeggiare nella maniera adeguata, nella maniera più giusta, nella maniera consueta rispetto agli altri anni questa giornata. Le direttive prefettizie sono state chiare ed è possibile onorare questa giornata nella maniera che l'amministrazione comunale, il comune di San Severo farà tra pochissimi istanti. 75° anniversario dicevo della liberazione d'Italia con il sindaco Francesco Miglio e presente anche il presidente della sezione di San Severo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Lampi Severino Cannelonga e naturalmente anche il comandante della polizia locale il maggiore dottor Ciro Sacco. Cominciamo questa breve, sobria ma significativa cerimonia con la deposizione della corona alla lapide commemorativa di Palazzo Celestini. Municipale. Prego. Ed ora il silenzio è seguito da Vincenzo Di Rodi del complesso bandistico Città di San Severo. Il silenzio ci introduce nei ricordi e nella celebrazione di questa giornata. Il microfono all'onorevole Severino Cannelonga, presidente della sezione di San Severo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Grazie. 75 anni fa l'Italia venne liberata dal nazifascismo. Finivano 20 anni di dittatura tremenda per l'Italia, ma anche per l'Europa, la guerra e tutto il resto che era successo prima. Alla liberazione contribuirono in modo determinante i partigiani italiani. I partigiani italiani liberarono Roma, Milano, Torino, Bologna e tante altre città. Poi arrivarono gli alleati e sconfissero definitivamente i fascisti e i tedeschi. San Severo ha dato un grande contributo alla lotta antifascista, non solo come uomini, come idee che hanno sofferto carcere, confino, sofferenze incredibili, ma anche attraverso il contributo di tanti sanseveresi, circa una ventina che emigrati in Piemonte si sono arruolati nelle formazioni partigiane: comunisti, socialisti, cattolici, preti, tanti indipendenti. A San Severo, un nostro concittadino Ugo Amedeo Salvitto partigiano in Piemonte, fu acciuffato dai fascisti, dai tedeschi e fu fucilato nelle colline del Piemonte. Quindi ricordiamo tutto questo giorno, onoriamo queste lotte, queste, questi combattimenti, l'Italia è risorta, speriamo che anche oggi l'Italia risorga dopo questa grave tragedia immane che sta attraversando il nostro Paese e noi tutti. Ringraziamo l'amministrazione comunale per questa manifestazione e eh, passiamo la parola. Grazie all'onorevole Severino Candelonga il sindaco Francesco Miglio conclude da Piazza Municipio questa celebrazione del 75° anniversario della liberazione d'Italia. Sì, come detto quest'anno in maniera inusuale rispetto a tutti gli anni ci apprestiamo a celebrare la festa della liberazione dell'Italia nel suo 75° anniversario rispettando in maniera rigorosa quelle che sono le prescrizioni che il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, ha impartito alle amministrazioni locali. Quindi nessuna partecipazione popolare, per evitare ogni possibile forma di assembramento. Anche la compagine amministrativa ristretta al solo capo dell'amministrazione, al sindaco e al responsabile delle associazioni combattentistiche e partigiane presenti a San Severo. Ci auguriamo che il 25 aprile del 2021, come tutti gli anni, faremo il nostro corteo, la nostra partecipazione di popolo, la deposizione della corona non soltanto alla lapide apposta sulla facciata dell'edificio di Palazzo di Città, ma in tutti i luoghi che ricordano il sacrificio di quei ragazzi, di quei giovani, che anche a costo di perdere la vita, come è stato poc'anzi ricordato, si sono messi in gioco per liberare la nostra Italia dalle forme di oppressione e di negazione appunto, dei diritti fondamentali. 25 aprile 1945, 75 anni fa, il popolo italiano acquisisce la consapevolezza piena che finalmente è uno Stato libero, dopo anni di privazioni, di limitazioni, di restrizioni di libertà fondamentali, inalienabili della persona umana. Bene, in tempi ordinari noi non apprezziamo queste libertà, questi diritti. In questo momento preciso anche la libertà di spostarsi liberamente nel proprio comune ha subito delle limitazioni, delle restrizioni e in questi momenti noi apprezziamo la valenza e il valore di quei diritti, cosa che non facciamo regolarmente. Pensiamo agli italiani che per tanti anni hanno dovuto subire limitazioni a quelle libertà. Cosa significava non poter esprimere liberamente il proprio pensiero? Cosa significava non potersi riunire liberamente nelle associazioni che rappresentavano il proprio credo politico e religioso? Cosa rappresentava non potersi liberamente esprimere. Bene in quei momenti eh, quella privazione era pesante, ha costato anche il confino, la vita per molti di loro. Noi oggi li stiamo apprezzando questi diritti e queste libertà. Ecco perché soprattutto ai giovani va detto che va a difesa a denti stretti la nostra Costituzione e ciò che in essa è consacrato in termini di libertà e in termini di diritti 25 aprile 1945 il popolo italiano acquisisce sulla propria pelle la consapevolezza che la guerra, e cioè l'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, è quanto di più sbagliato e aberrante possa esserci. Non è quello il modo di risolvere le controverse internazionali, ma il luogo deputato sono i negoziati, la diplomazia politica. Questo lo dico perché questo messaggio, che sembra essere scontato, assume ai tempi odierni una grande attualità. L'Italia è la fondatrice dell'Europa, i trattati costitutivi della comunità europea Ricordo a tutti voi che sono stati sottoscritti a Roma, che è la capitale dell'Italia. L'Italia è una dei padri della Unione Europea e merita il rispetto che si deve ad un padre. Ma questa fierezza, questo orgoglio della nostra appartenenza nazionale, questo patriottismo mai si deve convondere con quella che è una forma deteriore di patriottismo, il nazionalismo, il pensare di essere in nome di quell'orgoglio, di quella fierezza, autosufficienti, di poter fare tutto da solo. L'Italia in questo momento si deve comportare come un vero padre di famiglia che cerca di ragionare, di far ragionare tutti i componenti del nucleo familiare, non distrugge la famiglia. Oggi è giusto che ai tavoli dei negoziati internazionali la nostra rappresentanza istituzionale, il nostro governo affermi l'orgoglio e la fierezza di essere italiani, che non è una cosa immotivata, ma origina dal fatto che l'Italia è un grande paese, è la culla dell'arte, della letteratura, della scienza, della politica, della medicina, è il padre dell'Europa e merita rispetto, quel rispetto che non ci deve portare a rompere la famiglia. L'Europa è il luogo in cui quella fierezza e quell'orgoglio si deve esplicitare al meglio. Vedo anche nell'opinione pubblica in questi giorni serpeggiare in maniera sbagliata, preoccupante, una sorta di sentimento di rivalsa nei confronti di alcuni Stati membri della comunità europea. Lo dico ai miei concittadini che mi stanno ascoltando, nulla di più sbagliato. Non è l'odio, non è la rivalsa, non è la contrapposizione anche emotiva ad essere la strada giusta, non è fuori di nulla. Quindi evitiamo di accrescere e coltivare questi sentimenti di rivalsa nei confronti di taluni degli Stati membri. Dobbiamo invece auspicare che quell'orgoglio, quella fierezza venga portata a quei tavoli e venga esaltata e valorizzata da chi in questo momento ci rappresenta. 25 aprile 1945, il giorno in cui l'Italia è libera, è assetata di pace, aborre la guerra, la ripudia come strumento di risoluzione delle controverse internazionali, ma è anche un popolo dilaniato da un punto di vista affettivo, perché in molte famiglie, molte di quei ragazzi non hanno fatto più un ritorno a casa. In nome di quei principi, di quelle libertà, di quei diritti ci hanno rimesso la vita, aprendo così una ferita mai sanabile nelle proprie famiglie, nei loro nuclei di appartenenza. Ma l'Italia è anche un popolo dilaniato dalla miseria, e dalla povertà. La guerra ha lasciato morti, ha lasciato mamme e papà senza figli, ma ha lasciato tanti, tanti, tanti nuclei familiari che vorticosamente sono precipitati in uno stato di assoluta indigenza. In quel momento, anche partendo dal principio di uguaglianza, la nostra Italia, la nostra comunità nazionale riuscì a dare in quegli anni esempio mirabile di come una comunità riesce a riscoprire il sentimento, il principio di solidarietà e a non lasciare dietro nessuno, anche coloro i quali si erano ritrovati dopo la guerra a non avere più nulla, nulla per dare sostentamento anche materiale ai propri familiari. Furono gli anni in cui quel principio di solidarietà in nome dell'uguaglianza non lasciò indietro nessuno. Voglio ricordare in questi giorni la riforma agraria, quando cioè ai grandi latifondi terrieri lo Stato acquisì proprietà fondiaria che ridistribuì a chi era rimasto senza nulla per poter provvedere attraverso la coltivazione della terra ai bisogni propri e della propria famiglia. Bene, l'auspicio è che anche in questi giorni il governo nazionale, chi ci rappresenta, sia ispirato dai stessi, dagli stessi sentimenti di non lasciare nessuno dietro, chi in questo momento non lavora, chi si è dovuto fermare a cagione dell'epidemia, a chi si trova suo malgrado in una situazione di indigenza e di privazione. L'auspicio è che, come in quegli anni quel percorso riformatore riuscì a dare a tutti un minimo per poter sopravvivere, ci sia da parte del Governo nazionale lo stesso sforzo per non lasciare escluso nessuno, per non lasciare indietro nessuno, per dare la possibilità anche a chi a causa del virus è precipitato in una situazione di indigenza la possibilità di sentire lo Stato a sé vicino, sentire la solidarietà della comunità nazionale, sentire che chi più ha mette a disposizione qualcosa di chi è rimasto completamente senza niente, senza poter neanche mangiare. Con questi auspici io auguro a tutti i miei concittadini, a tutte le Sanseveresi e i Sanseveresi che mi stanno ascoltando un augurio sincero, sentito, di una buona festa di liberazione, con tutti gli auspici che poc'anzi vi ho enunciato, che come dal 26 aprile del 1945 è iniziata una, falsa, una fase di rinascita e di rilancio dell'Italia, possa nei mesi, nelle settimane, nei giorni a venire esserci... Lo stesso rilancio, la stessa rivalsa della, comun della comunità nazionale in nome dei principi della solidarietà, della pace e dell'Europa, in nome di quei principi che sono consacrati nella nostra Costituzione repubblicana. Ringrazio tutti per la partecipazione, l'onorevole Severino Cannelonga per aver preso parte a questa celebrazione in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e a voi tutti auguro una buona festa di liberazione. Grazie al sindaco Francesco Miglio per il suo contributo. Ha ringraziato anche l'onorevole Severino Cannalonga e il comandante della polizia locale, il maggiore Ciro Sacco. Noi concludiamo questa diretta da Piazza Municipio mostrandovi i tricolori, le bandiere italiane che i pochi residenti eh, di eh, Piazza Municipio hanno voluto esporre dai propri balconi. Il nostro Michele Sales ora riprenderà. Ecco alcuni dei tricolori, e questo è l'invito che rivolgiamo a tutti i Sanseveresi di esporre almeno per la giornata di oggi il tricolore dalle proprie, dai propri balconi, dalle proprie finestre, per sentirsi più italiani, per sentirsi ancora di più Sanseveresi. Grazie a tutti, e buona giornata.